Grazie Presidente, colleghi. Una riflessione più breve perché molto è stato detto già dalle mie colleghe a riguardo e sicuramente condivisibile. Il dato italiano ce l'ha già comunicato la collega Nardini. Ampli un po' la visione in quella che è del mondo. 100 paesi del mondo non hanno la legislazione che protegga la donna nella violenza domestica e il 70% delle donne nel mondo, quindi una percentuale ben più alta che in Italia, sono vittime di violenza fisica, psicologica o sessuale. Questo dato ci deve far riflettere soprattutto per un motivo, perché la violenza sulle donne, per quanto si possa legiferare al riguardo, è sì un fattore di punibilità, sicuramente qualcosa per la quale deve essere implementata una legislazione, un sistema di punizione maggiore, però è soprattutto un fatto culturale. Un fatto culturale che, come spesso si pensa, non è soltanto un problema di paesi con una cultura spesso anche molto diversa dalla nostra, ma è anche un fattore, una componente importantissima nella società italiana, in quella società che vede il 69% delle aggressioni di qualunque genere alla donna all'interno delle mura domestiche, come anche la collega alla quale faceva riferimento prima la collega. Quindi cosa significa? Che il problema è culturale. Quindi nell'implementare, nel continuare a implementare le leggi, che è pure fondamentale, non dobbiamo però trascurare quella che è la componente culturale e soprattutto la componente del cercare di far sì che queste donne abbiano il coraggio di uscire allo scoperto, perché come veniva detto spesso si ha paura, si subisce l'umiliazione e nello stesso tempo si ha vergogna di quell'umiliazione che abbiamo ricevuta. La vera umiliazione, come ha detto anche Michela Marzano, una filosofa che si è trasferita a Parigi e una grande esperta del settore, la vera umiliazione è del maschio che perpetra queste violenze, non è della donna. Quindi in realtà laddove riusciamo a passare il messaggio che l'umiliazione è quella del maschio e non della donna che la subisce, abbiamo fatto già un grande passo. All'interno di questo Consiglio siamo riusciti a deliberare all'unanimità una mozione che dia maggiori risorse ai centri antiviolenza, è importante. Questi centri devono riuscire a fare anche molta cultura, molta informazione al riguardo. Questo secondo me è uno dei fattori fondamentali. Le donne hanno anche un altro ruolo da protagonista che è sempre all'interno di quelle mura domestiche, nei confronti dei figli. Perché un figlio, un ragazzo che è educato al rispetto, e si parla della donna sì, ma al rispetto della diversità, al rispetto come definizione in sé, è un uomo, avrà la possibilità di essere un uomo che sicuramente non rischia di diventare uno dei maschi che hanno perpetrato delle violenze nei confronti delle donne, che perpetrano violenze di qualunque genere, bullismo o qualunque genere di altro sopruso all'interno della società. Quindi ancora lo ribadisco, ben venga la legislazione, la punizione, quindi inasprire al massimo le pene contro chi pratica violenza, però soprattutto la cultura, nelle scuole, nella società, nella famiglia. E sempre qui la donna ha il ruolo di protagonista. Quindi ben venga, diciamo, il ruolo del sesso debole o le sue asian sex, come diceva Simone de Beauvoir, secondo me non ha più motivo di esistere e lo dobbiamo far sapere a tutti.